non si vede molto spesso. Ma tra poco abbandoniamo Italia contro Inghilterra, perché tra poco Bosnia contro Australia, Mišo Mijatović contro il mostro Jonah Rock. Proseguiamo con l'ingresso di The Monster, Jonah Rock, il wrestler australiano di origini samoane, che abbiamo visto in azione nel main event dello stage 1, in cui non è riuscito a battere il suo connazionale Adam Brooks, che quindi stasera, adesso, credo sia veramente determinato a portare a casa almeno una vittoria in questo suo esordio in Italia. Non solo, una vittoria che gli varrebbe una futura shot, esatto, a, sì, a un titolo della Rising Sun, quindi... L'avversario è tutt'altro che un debuttante, è un original della Rising Sun. Lui è il campione interregionale della ICW, lui è Mišo Mijatović. Mišo Mijatović, che recentemente nella Rising Sun è stato protagonista di una prestazione fantastica contro Timothy Thatcher. È uscito sconfitto, ma è uscito anche rafforzato paradossalmente. Timothy Thatcher che gli ha portato via il titolo di God of Sun dopo che lui lo aveva detenuto per circa un anno. Sì, adesso i fan sono tutti dalla sua parte, tutti dalla parte del suo Bosnia Strong Style. E quindi la dirigenza ha chiesto di premiarlo con la possibilità di ottenere un'altra puta shot. Ma per fare ciò dovrà sconfiggere quel mostro lì. E gli quasi lo raddoppia a livello di peso. La proverbiale montagna da scalare. Stasera assume un senso quasi letterale per Mišo Mijatović. Mišo che comunque, sì, a livello che potrebbe sembrare che non ci sia competizione contro una bestia del genere, c'era lo stesso contro Timothy Thatcher e ha avuto carissima la pelle, quindi vediamo l'ha fatto per sconfitto, anzi. No, esatto, esatto. Oh, e fa capire subito qual è il suo piano di battaglia. Colpo basso, 1, 2, solo 2. Mamma mia, che upset sarebbe stato. Si è buttato, oh mio Dio, tirare con il jolly fino all'inizio del match. Adesso lo esagera, non puoi alzare un tizio così. No, con il suo cebap cici slam non è possibile, non è umanamente possibile. Attenzione, perché qua la differenza di peso di fatto annulla la manovra migliore di Mišo. È vero, dovrà pensare a qualcosa di diverso se vuole portare a casa la pellaccia stasera. Mijatović, che nello stage 1 è uscito vincitore dal match con il debuttante Pasquale Omalamente. Vuole portarsi sul 2-0, ma non sarà facile. Vabbè, non sarà per niente. Hai di fronte No, no, esatto. Ma il mostro Jonah Rock, che è un big man, ma un big man agilissimo, quotatissimo anche dai più esperti di wrestling del pianeta. Ovviamente non poteva sfuggire all'occhio di Fabio Tornaghi, nostro fondatore e talent scout coi controfiocchi. Ora Mišo davvero sta tentando tutto, ora tenta anche la strada del count out per portarsi a casa questo match.
Beh, potrebbe essere una buona strategia, effettivamente. Ma non va, non basta. Tanto non c'è un titolo in palio, c'è una title shot, quindi il modo in cui vinci è irrilevante. Si sta usando la furbizia per riportarsi a casa questo incontro, la strategia. Anche perché tutto il resto, diciamo, è un svantaggio. Jonah Rock torna sul ring e Mijatovic adesso prova a usare le corde come suo alleato, come sue alleate. Jonah Rock è difficile da tenere giù. Sta provando con tutte le sue forze. Mijatovic che va a segno con una neckbreaker. Uno. Solo uno. Neanche una distrada da fare. Sembra Homer ai piedi del Monte Orrore, o come si chiamava. Ancora tanta strada. Oh! Qua mi sa che il nostro Andrea Malalana ha passato troppo tempo nel backstage a sincerarsi delle condizioni di Insanity. Ha perso un po' di tempo prima di accorgersi della manovra illegale di Miscio. Ci sta, d'altronde è un lavoro che ti prova. Beh, certo. Se lo fossi tu per fare bene il tuo lavoro, io glielo posso. È certo. Ora Jonah Rock esce un momento all'esterno del ring. Testata, mamma mia, da parte del samoano che ha fatto uno schiocco incredibile. Oddio, apre le acque qua come Mosè. Toglietevi, perché qua deve arrivare altro che una palla di cannone. Andranno in corsa, oh, sulla Rock, mamma mia! Miscio riesce a spostarci. Guarda che lavoro, guarda che caos! Ce la fa! Ha rischiato di nuovo di vincere per countout. Miscio Mijatovic si torna sul ring, riprova il suo Olympic Slam, ma il peso non è cambiato. Purtroppo il peso di Jonah Rock non è cambiato. Magari sì, ha sudato un po', però non credo che sia cambiato molto. Oh mio Dio, è un pezzo lunghissimo. Da manuale. Schienamento. Uno, due, solo due. Però non c'è andato così lontano a te, Vabbè, la potenza di quel suplex l'abbiamo potuta vedere, sentire molto bene. Un'altra chop che va a tramortire Miscio Mijatovic all'angolo. Valanga all'angolo, evitata. Oh, ce la fa! Ce la fa, incredibile! Incredibile! Dove ha tirato fuori la forza Miscio Mijatovic? Uno, due! No, non basta comunque. Tanto sforzo. Ma nulla da fare, il match continua. Però è che è carichissimo. Adesso vede una possibilità di vittoria Miscio Mijatovic. Scanza l'assalto di Jonah Rock. Poi ancora all'attacco. Ghigliottina alle corde. Niente, braccio teso di Jonah Rock che lo va a stendere. Uno, due. Solo due ancora. Ancora solo due.
Donnarumma poi stava carica. È un momento molto positivo per lui, per essere vicino a chiuderlo questo incontro, a portarsi a casa questa shot dura. Se lo carica sulle spalle, gli mette le mani in faccia con le unghie e con i denti, a qualsiasi mezzo pur di portarsi a casa la vittoria. Abbiamo visto fin dall'inizio che questa è la strategia di Mišo Mijatović. DDT sull'Efron, DDT sull'Efron, e questa fa male, e questa fa tanto male. Evitato calcione da parte di John Rock, però ritorna all'assalto, carica all'angolo, mamma mia, di testa contro il paletto e ginocchiata, ottima combo. E siamo a 8, siamo a 8 ragazzi, quasi. E 10, Mijatović vince, Mijatović vince, incredibile. Il cervello ha avuto la meglio sui muscoli e sulla potenza in questo match. È riuscito a fregare il muscolo, e adesso ha anche guadagnato qualcosa. Esatto, ecco, in questo caso mi sa che la stretta di mano non ci sarà. Ma come questa ecco impressione? Proprio di no. Perché Jonah Rock è stato fregato bellamente fin dall'inizio. In ogni modo possibile immaginabile. Sì, 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 sì. Praticamente si è fatto male da solo, si è sconfitto da solo Jonah Rock. Ma il pubblico comunque ha apprezzato le sue prestazioni stasera. Gli canta "Please come back", per favore ritorna. E chissà, rende omaggio tanto. Mentre tra poco Nemesi, il Rising Champion, difenderà il titolo contro The Loose Ledge, Adam Brooks.